Il titolo di questo quadro è La flagellazione di Cristo, che lo viene a frustare prima di metterlo in croce. Però se te vedi sta scena, che dovrebbe da essere quella più importante, non è che sta al centro o davanti, sta in fondo, dentro una stanzetta che quasi manco si vede. E davanti ci stanno tre, che quasi pare non gliene frega un cazzo di quel poraccio che lo stanno a torturare. Eppure quelli che lo stanno a frustare, pare quasi che si riposino, quasi che stanno a ballare minuetto. Stanno messi tutti come in posa pa' fotografia. Tipo che la situazione è drammatica, ma però tutti fanno come che no, come che non vogliono far scenate e si pensano qualcosa se lo tengono dentro. Quindi, al principio, se guardi il quadro, te vi è come un senso di tranquillità, pure perché è una giornata di sole e tutto pare pulito e regolare, pure i palazzi, sono tutti precisi, che pare che hanno misurati con righello. E infatti gli studiosi si sono messi là e t'hanno calcolato che ci stanno un sacco di robe matematiche, che se te le dico ti frigge il cervello per quanto sono complicate, ma sono tutte precise e che manco i vedi, ma ci stanno. E il risultato è che tutto ti sembra in ordine, anzi pure troppo in ordine, che ti fa quasi venire i brividi, che alla fine è tranquillo ma non troppo. Eppure qua c'è sta la prospettiva, e il soffitto che pare che lo stai a guardare dal basso, e il pavimento preciso preciso, e forse è pure per quello che Gesù e l'altro sono sullo sfondo, se no te stai a guardare loro e la prospettiva non la vedevi, invece così. Te vedi prima la prospettiva e dici, vedi, oh, quanto è bravo sto Piero a fare i palazzi, e solo dopo vedi che c'è sta Gesù e dici, oh, vedi, c'è sta pure Gesù. Poi non mi chiede chi sto qui tre davanti, perché se leggi, no vabbè, se io leggo io, e spiegazioni di studiosi, non ce ne stanno due che sono d'accordo e quindi in pratica non lo sanno, però devono comunque da dire qualcosa per provarci, sennò pare brutto.